è mio papà. Allora, come è stato detto, io sono felicissima e orgogliosa di questo premio perché noi abbiamo voluto fortemente rimanere a Villafranca perché qualcuno sa forse che ci è stato chiesto di trasferire il museo in qualsiasi parte del mondo, compreso dal centro di Verona in poi, ma noi crediamo tantissimo proprio nel valore del territorio. Mio padre, per chi l'ha conosciuto, credeva nel valore della patria addirittura, per cui mi diceva sempre: qualsiasi uomo deve rendere alla propria terra quello che gli ha donato, per cui per noi è sempre stato fondamentale essere fortemente radicati al territorio, per cui questo premio per me, per noi e per la famiglia ha una valenza altamente superiore a tutti quelli che riceviamo in giro per il mondo, che sono assolutamente importanti, perché come si diceva, per noi vincere questo premio a Londra è stata veramente una sorpresa, in quanto è l'International Motoring Award più importante che ci sia al mondo, per cui non esiste un premio al di sopra di questo, e quindi insomma, come Villafranca di Verona, the winner is, non mi pareva vero, perché appunto, come si diceva, Stati Uniti, Francia, e per noi davvero è una cosa che abbiamo nel cuore, portare Villafranca nel mondo e portare i cittadini e portare un territorio, la nostra storia e anche le origini semplici della famiglia del papà, che comunque è la storia di tutti noi, quindi davvero un grazie infinito. E poi, se posso aggiungere un piccolo aneddoto, se posso sottolineare uno di quelli che sono i punti di forza, è che noi continuiamo a parlare bene all'estero, perché la gente ascolta quello che diciamo, quindi è bene portare sempre fuori tutti quelli che sono i messaggi positivi e la bellezza del nostro paese, e tenere per noi a casa nostra tutte quelle che sono magari le cose, i piccoli difetti che hanno tutti. Però il fatto di continuare a valorizzare tutto il territorio, il comprensorio e le persone che lo abitano, sicuramente è un punto valorizzante che ti rende super competitivo nel mondo. Quindi grazie davvero di cuore.